Una professionista del giornalismo che ha visto nascere il network Grandi Giardini Italiani. Sono amica di Judith Wade da molto tempo e ho visto questa sua passione, l'entusiasmo con cui ha costruito questo network di bellezze architettoniche e paesaggistiche italiane. Lei è di inglese di origine, anche se vive in Italia da molti anni, e non riusciva a capire perché gli italiani non valorizzassero a fondo gli stupendi giardini di cui sono dotate molte ville monumentali e storiche, pubbliche e private. Così ha pensato di metterle in rete e anche con una formula che valorizzi l'apertura al pubblico di questi giardini, che è un fatto importantissimo, e così da avere tutti insieme una forza anche contrattuale sul mercato dei tour operator, sul mercato internazionale e anche facendo un discorso unitario di immagine e di promozione. I risultati sono stati, direi, enormi. Recentemente sentivo Matteo Marzotto, ancora in veste di presidente dell'Enite, che citava questo come un esempio virtuoso di valorizzazione delle bellezze architettoniche e culturali italiane. Un altro merito di questo lavoro, secondo me, è anche stato quello di mettere insieme proprietà pubbliche e proprietà private, perché fra i 120 giardini di questa associazione ci sono proprietà di famiglie storiche oppure di imprenditori che hanno investito una parte del loro patrimonio con uno spirito, direi, di mecenatismo anche nella valorizzazione di questi giardini, e ci sono anche gli enti pubblici. A questo proposito, forse vogliamo parlare un po' della Liguria. Ecco, perché c'è una presenza importante di giardini liguri in grandi giardini italiani, alcuni privati e una buona parte pubblici. Qui siamo alla Villa Serra di Comago, che è un bell'esempio di giardino aperto al pubblico e gestito anche con criteri imprenditoriali da un consorzio che è formato da 3 comuni. E così ci sono anche giardini molto importanti dal punto di vista architettonico nello Spezzino e nella zona di Ventimiglia. Ci sono tutti i giardini degli Emburi, adesso nominarli tutti è un po' lungo. C'è la Cervara e Villa Durazzo Santa Margherita, Villa Emburi a Ventimiglia, Villa La Pergola, che è un acquisto relativamente recente che valorizza un giardino che è stato anche degli Emburi. Adesso non vorrei dimenticarmene qualcuno. E poi Villa Pallavicini, insomma. Ma direi che a Genova ancora altre cose potrebbero essere valorizzate. Quindi speriamo che questo discorso si arricchisca ulteriormente di nuovi gioielli.